benvenuti all'Optical Monitor, un progetto che abbiamo sviluppato. In 4 paesi, gli Stati Uniti, la Cina, la Russia e il Giappone. E credo che il lavoro svolto da GFK è assolutamente interessante. Hanno lavorato nuovi design molto interessanti, molto facili da comprendere. Penso che ci siano anche dei punti interessanti che possiamo affrontare poi a seguito delle presentazioni durante la sessione di discussione. Per noi appunto il fatto di avere un progetto congiunto con Silmo è molto interessante. Sono molto contento appunto di avere la 9ª edizione di questo Optical Project di cui vado estremamente Optical Monitor di cui vado estremamente orgoglioso. Magari Amélie vuole dire qualcosa prima di procedere con le presentazioni. Grazie Giovanni, ma che altro aggiungere? Credo che sia il luogo migliore per GFK presentare il monitor Mido e Silmo. Silmo ci siamo focalizzati sull'Italia, sulla Spagna, sull'Inghilterra, la Francia e la Germania. E quindi ringrazio GFK per mostrare la presentazione dei risultati. A questo punto lascerei la parola a Daniela. Bene, quindi partiamo e vediamo poi Silmo. Is it working? Yes. Good morning. Funziona bene. Buongiorno, sono Daniele Novello di GFK. Innanzitutto ringrazio tutti voi per essere qui quest'oggi. Grazie a Silmo e Mido per l'invito. Oggi io e Simona vi presenteremo i risultati dell'ultima edizione del nostro Optical Monitor, che, come dicevamo, si è focalizzato su questi 4 grandi paesi fondamentali: gli Stati Uniti, la Cina, il Giappone e la Russia. Abbiamo tantissime informazioni da condividere con voi, abbiamo svolto una serie di analisi, alcune di esse sono ancora in corso e abbiamo redatto il report completo nelle ultime settimane, verrà poi condiviso con i membri, però oggi vi vogliamo dare alcune delle lezioni fondamentali che abbiamo estrapolato da questa edizione. Lo scopo, come al solito, è quello di comprendere meglio il comportamento all'acquisto e identificare le ultime tendenze del mercato dell'ottica. Bene, tante informazioni da condividere, per cui non ho intenzione di dilungarmi oltre nell'introduzione. Vediamo una breve nota dal punto di vista metodologico innanzitutto. Abbiamo effettuato quasi 5.000 interviste, quindi siamo assolutamente fiduciosi dell'attendibilità, delle statistiche, dell'analisi statistica che abbiamo svolto per voi, proprio per via della coerenza della campionatura, del campionamento. Bene, incominciamo. Prima di passare in rassegna i dati che abbiamo raccolto per voi, un paio di informazioni di fondo che sono estremamente utili per comprendere meglio il quadro generale, il contesto generale su cui proiettare le tendenze di mercato che vi presentiamo tra qualche minuto. Innanzitutto vorremmo partire dal sentiment di mercato, perché abbiamo osservato una crescita costante del sentiment delle persone a livello internazionale, lo osserviamo un po' in tutti i paesi e questo negli ultimi 3 anni, però possiamo dire che negli ultimi trimestri abbiamo riscontrato che questo ottimismo, questa tendenza di ottimista si è arrestata. Siamo sempre a un livello elevato di sentiment, però vediamo una sorta di calo a livello di sentiment del consumatore. Perché è importante sottolineare questo punto? Perché il sentiment è fondamentale, più è alto, più aumenta il sentiment del consumatore, più possiamo attenderci nei mesi a venire un aumento dei consumi, perché il sentiment è un indicatore predittivo. Quindi dobbiamo essere consapevoli del fatto che probabilmente nei mesi a venire
ci saranno difficoltà maggiori rispetto a quelle che abbiamo incontrato nei mesi appena passati, perché più scende il sentiment, più diventa difficile convincere il consumatore ad acquistare occhiali se non sono strettamente necessari, o semplicemente perché sono belli o per aumentare la propria gamma di occhiali, per cui dobbiamo essere più efficaci nella conversazione con il cliente. Sostanzialmente dobbiamo cercare di ottenere questi due ingredienti fondamentali per essere più efficaci nella conversazione con il cliente. Innanzitutto bisogna comprendere esattamente le tendenze del consumatore, le necessità dietro le tendenze del consumatore, poi naturalmente bisogna anche sapere chi siano i consumatori a cui ci stiamo rivolgendo, il nostro target. Per quanto riguarda questa parte, Simona Greco, al termine della mia presentazione, vi spiegherà i cluster nuovi che abbiamo individuato. Abbiamo creato dei nuovi cluster, abbiamo rivisto i cluster per voi. Per quanto riguarda invece le tendenze del consumatore, spetta a me adesso darvi alcuni indizi, alcune informazioni a questo proposito. Abbiamo uno studio come GfK, multi paese, che si chiama appunto Consumer Trends e Consumer Life, come vedete, e questo studio ci aiuta a individuare le tendenze fondamentali. Naturalmente oggi non abbiamo tempo per entrare nel dettaglio di ogni singola tendenza, per cui vedrò semplicemente quanti accenno su un paio di queste tendenze che per noi sono fondamentali anche per il nostro mercato. Innanzitutto il frictionless living, vale a dire la necessità di semplificazione, una vita semplice. Tutti noi viviamo una vita complessa che diventa sempre più complessa, siamo sempre sotto pressione, di fretta, abbiamo davvero bisogno di una semplificazione della nostra vita. Solo per darvi un'idea, a livello globale abbiamo riscontrato che negli ultimi 2 anni abbiamo un più 5% di consumatori che oggi sono assolutamente a favore dell'affermazione secondo cui cerco sempre un modo per semplificare la mia vita, cerco sempre prodotti e servizi che possano semplificare la mia vita. C'è un incremento del 5% di consumatori che la pensano così, e questa è una tendenza davvero impressionante, enorme, per cui noi pensiamo che se si riesce a sfruttare questa tendenza ne si potrà trarre beneficio, sicuramente. Perché oggi la semplificazione è ben accetta dal consumatore e è oggetto di studio attivo. Questo è un punto fondamentale che volevamo sottolineare. La seconda tendenza invece riguarda l'esperienza. Il tempo diventa sempre più importante rispetto ai soldi per tutti i consumatori a livello internazionale. Il possesso è meno importante dell'esperienza. Tutti noi vogliamo vivere delle vite piene, vogliamo riempire le nostre vite con delle esperienze piacevoli, gradevoli. E questa è un'altra tendenza altrettanto fondamentale. Non è soltanto importante dal punto di vista della comunicazione, non è che ci sta semplicemente dando delle parole chiave che possiamo sfruttare nella comunicazione, ma sta davvero plasmando il modo in cui le persone utilizzano i prodotti ottici. Solo per darvi un esempio, in questa edizione abbiamo riscontrato che tra gli utenti di lenti abbiamo un più 15% di questi consumatori che utilizzano le lenti a contatto per fare sport, molto di più, quindi un più 15% rispetto all'anno scorso, e questo è davvero una tendenza che plasma il mercato, con un più 15% di utenti di lenti a contatto per lo sport. E se osserviamo la combinazione tra queste due tendenze, la necessità di semplificazione e il desiderio di avere delle esperienze piacevoli, otteniamo dei risultati davvero impressionanti. Ma andiamo avanti e diamo uno sguardo invece alle opportunità digitali che abbiamo riscontrato e su cui stiamo riflettendo. A questo proposito abbiamo fatto ricorso ad un altro studio internazionale di GfK che si chiama Future Buy, e questo è uno studio che è stato concepito appositamente per comprendere le cosiddette RPO strategies. Non so se ne avete mai sentito parlare. RPO sta per Research Online Purchase Offline, oppure Research Offline Purchase Online, per cui abbiamo la multicanalità nella ricerca online o offline e l'acquisto rispettivamente online o offline. Ed è una tendenza che è aumentata
tra le persone che tendono ad adottare questa strategia, strategia di acquisto. Ma la cosa più interessante che abbiamo riscontrato è che osserviamo una convergenza tra il fisico e il digitale in termini di aspettative da parte del consumatore, e questo è davvero fondamentale per comprendere il periodo in cui stiamo vivendo, e credo che sia assolutamente logico, perché noi siamo la stessa persona quando navighiamo online e quando entriamo fisicamente in un negozio. Quindi se io navigo nel web, cerco dei prezzi bassi, le mie aspettative nei confronti dei prezzi bassi, quindi io prendo queste mie aspettative e le applico anche quando entro in un negozio fisico. Sappiamo tutti come funziona, una storia difficile, ma è una sfida che dobbiamo tutti noi affrontare. Però bisogna anche sapere che vale anche il contrario, per cui vale anche ed è vero anche che sempre più persone oggi nelle loro relazioni con i touch point digitali cercano delle esperienze sempre più gradevoli, per cui la sensazione fisica quando si utilizzano i touch point digitali è la stessa. In passato tutto quello che bisognava fare se si era un negozio online era avere un sito internet, questa era quantomeno la prospettiva del cliente, e poi è stato deciso che non era più sufficiente e si sperava appunto di avere un sito web quantomeno intuitivo, user friendly. Però oggi e soprattutto nel futuro tutto questo non sarà più sufficiente, perché abbiamo bisogno di esperienze più piacevoli anche quando si stabilisce una relazione digitale con un marchio, ad esempio. E quindi pensiamo ad esempio agli assistenti vocali. Gli assistenti vocali si basano proprio su questo principio: cambiano le nostre relazioni con i touch point digitali, rendendoli più piacevoli a livello di esperienza. Da questo momento in poi vi mostrerò i risultati e le informazioni che abbiamo estrapolato dall'Optical Monitor. Abbiamo chiesto ai nostri clienti perché avessero comprato degli occhiali da sole online, in questo caso. Quindi il prezzo, questo è stato il driver, la risposta principale. Sappiamo benissimo che il prezzo è un fattore fondamentale quando si naviga online alla ricerca di un prodotto. Però abbiamo anche chiesto loro questo: immaginate di comprare un paio di occhiali da sole online domani, nei prossimi mesi, insomma nel prossimo futuro. Quali sono i fattori? I prezzi sono sicuramente uno dei fattori più rilevanti, questo non è fuori di dubbio, però non sono più la prima cosa che citano i clienti, perché ci sono altri valori che emergono. Per cui se date un'occhiata alla diapositiva vedete che ci sono dei valori che sono più collegati alla necessità di semplificazione della propria vita. Però, e questo è quello che abbiamo compreso, è la nostra previsione, possiamo pensare che in futuro anche la tendenza dell'esperienza arriverà a rivestire un ruolo fondamentale in questo tipo di processo decisionale. Per cui ricordate che sicuramente, come tutti noi sappiamo, è un'opportunità, la tendenza, questa è un'opportunità, naturalmente dipende dal vostro punto di vista, però questa è proprio la sfida che dobbiamo affrontare. Questo è il nostro campo da gioco su cui dobbiamo giocare, e dobbiamo quindi essere più efficaci anche nel mondo online. E dobbiamo anche cercare di trovare un modo per trovare l'equity del nostro brand, il valore del nostro brand, che siamo un retailer o che siamo un fabbricante o un produttore, anche sul mondo online, perché anche lì possiamo aggiungere valore, possiamo aggiungere equity al nostro brand. Lo vedremo anche tra qualche minuto in ambito ottico, sul mercato dell'ottica è importante che i marchi aumentino la propria equity. Vediamo ora le opportunità di mercato. Vi darò una panoramica generale per ciascuno dei paesi che abbiamo analizzato, e poi, come dicevo prima, nel report completo troverete tutti i dettagli. Però oggi, avendo poco tempo a disposizione, vedremo soltanto le tendenze principali per ciascuna nazione. Non è facile naturalmente descrivere il consumatore statunitense così a colpo d'occhio con un'unica cifra. Ora, possiamo dire che per un consumatore americano le esperienze sono più importanti del possesso. Abbiamo 10 atteggiamenti che abbiamo individuato, e questo è l'atteggiamento numero 1 per gli americani. Per i cinesi, ad esempio, è in posizione numero 7. Questa è una grande differenza, questo è davvero speciale. E possiamo anche leggere questa tendenza come
il fatto che il lifestyle sia più importante del prodotto, per cui quando ci si rivolge a un consumatore americano ricordatevi che questo è il loro DNA. Adesso passiamo invece a una leva più tattica per quanto riguarda il marketing e parliamo dell'acquisto online. Vediamo chiaramente che nel settore degli occhiali ottici abbiamo un costante aumento degli acquisti online, mentre per gli occhiali da sole, dopo il boom dell'anno scorso, diciamo, si è stabilizzato questo trend, diciamo. Però a livello generale possiamo dire che per il territorio americano l'acquisto digitale, l'acquisto effettuato online è rilevante, è più rilevante rispetto a quello che abbiamo osservato in altri paesi, sia nel nostro studio che nello studio Silmo. Se vogliamo fare una proiezione sul futuro, si può prevedere probabilmente che gli occhiali da sole registreranno un ulteriore incremento. Da un lato perché sappiamo che i consumatori americani non hanno così tante barriere allo shopping online e d'altro lato perché l'America è il paese in cui è maggiore il divario tra il prezzo pagato per l'occhiale da sole e l'occhiale da vista, quindi avendo un prezzo relativamente inferiore l'occhiale da sole, l'occhiale da sole viene venduto maggiormente online. Poi l'optical monitor, il monitor che abbiamo svolto per voi, ci ha anche dato l'opportunità di entrare maggiormente in dettaglio, nel dettaglio del singolo canale utilizzato per l'acquisto. Per l'online appunto abbiamo i siti internet dei department store, i siti internet degli occhiali ottici, poi le catene fisiche di ottici, gli ottici indipendenti e per quanto riguarda la moda abbiamo appunto i negozi di moda, i centri commerciali e poi tutta un'altra serie di canali, diciamo più che altro funzionali. Per ogni singolo paese possiamo darvi il racconto di ogni singolo canale e vediamo che ci sono delle cifre assolutamente interessanti. Qui vedete le cifre relative al mercato americano. Vediamo un aumento tra gli ottici sia come catene fisiche che come sito internet del negozio di ottica, per cui loro stanno registrando degli ottimi risultati. Però d'altro lato potremmo commentare questo grafico dicendo che probabilmente i marchi produttori stanno perdendo delle opportunità anche in questo caso, perché non stanno traendo beneficio dallo shopping online, non stanno incrementando la loro rilevanza online. L'optical monitor ci ha anche consentito di capire molto chiaramente quali siano i driver più rilevanti nel processo decisionale, sia per l'occhiale da vista che per l'occhiale da sole. Nella parte a sinistra dello schermo trovate tutti i driver, tutti i fattori che abbiamo considerato e potete vedere che sono in classifica in funzione della rilevanza sulla media dei 4 paesi considerati, dei 2 mercati considerati, per cui anche se vogliamo guardare appunto questa classifica, vediamo che abbiamo già da questa classifica un sacco di informazioni utili. Se appunto volessi dare un commento generale su questa classifica, diciamo che la qualità delle lenti e il prezzo del prodotto ottico sono i driver, diciamo, più rilevanti un po' su tutti i mercati e su tutti i paesi analizzati. Però un'altra parte altrettanto interessante di questa storia è che se andiamo a vedere la parte inferiore della classifica, vediamo quali sono i driver che abbiamo riscontrato. Vediamo che appunto ci sono i marchi vediamo che sono al di sotto appunto del consiglio del personale, per cui i marchi non sono in una buona posizione per essere gli storyteller, non sono così rilevanti nel processo decisionale, nel raccontare la storia e quindi convincere il consumatore. Questo è sicuramente un punto che dobbiamo gestire.
anche perché sappiamo che in altre linee di moda la situazione è completamente diversa, perché i marchi sono in grado di raccontare la storia e quindi essere rilevanti nella decisione del consumatore, per cui dobbiamo cercare di far pressione sui marchi per poter gestire questa situazione, magari stringendo delle partnership con i negozi in modo tale che la consulenza, appunto, perché la consulenza del personale del negozio è assolutamente rilevante, come vedete. Adesso vediamo le cifre specifiche per l'America. Anche in questo caso vi dico, ho già detto che la qualità delle lenti e il prezzo del prodotto ottico sono in cima a questa classifica. Per quanto riguarda gli occhiali da vista, il peso della montatura continua ad essere un fattore rilevante. Per quanto riguarda gli occhiali da sole, vediamo invece che l'estetica è assolutamente rilevante. Gli americani vogliono essere alla moda e anche in termini di tendenza abbiamo visto che il design riveste un ruolo sempre più importante, perché questo è quello che abbiamo già riscontrato nell'ultima edizione. Per cui se il design, se l'estetica sono così importanti, l'informazione che ci manca a questo punto è quali sono le tendenze vincenti che dobbiamo sfruttare per diventare ancora migliori sul mercato americano. A questo proposito siamo riusciti a rispondere anche a questo interrogativo. Per cui generalmente, questo vale sia per gli occhiali da sole che per gli occhiali da vista, le montature complete stanno acquisendo sempre più importanza. Poi venendo agli occhiali da vista nello specifico, vediamo che la plastica è più interessante rispetto a quanto riscontrato nell'ultima edizione e anche lo stile squadrato è più interessante rispetto all'ultima edizione. Per quanto riguarda gli occhiali da vista invece, il trend dell'aviator. Sappiamo che per tradizione il consumatore americano ama lo stile aviatore, però questo tipo di design, questo tipo di stile sta ulteriormente crescendo in termini di rilevanza e di attrattiva dinanzi al consumatore americano. Per cui questa è la storia che sta dietro il mercato americano. Adesso possiamo procedere col prossimo paese, che è la Russia. Qui abbiamo deciso di seguire questo tipo di profilo del cliente russo. A ogni cambiamento di stagione compro qualcosa da acquistare e questo è veramente fondamentale, anche per il fatto che dobbiamo considerare che, come noi tutti ben sappiamo, l'economia in Russia non sta andando così bene proprio per le conseguenze delle sanzioni e anche per le dinamiche del cambio valutario e vi è questo desiderio di avere di più e di acquistare nuove cose. Per quanto riguarda i canali, qui possiamo trovare un lieve aumento del canale online sia per gli occhiali ottici ma anche per quelli da sole dopo la diminuzione dell'anno scorso, ma a linea generale, se raffrontiamo alla cifra che abbiamo visto per gli Stati Uniti, per la Cina e il Giappone, in questo caso il canale online è un po' meno importante, è anche risultato del fatto che il cliente russo più degli altri clienti effettivamente vuole toccare, provare il prodotto prima di acquistarlo, ma in ogni caso il livello dell'online è vicino al livello che riscontriamo in molti paesi europei all'edizione Simo. E se andiamo nel canale più nel dettaglio, qui le tendenze più importanti sono i cosiddetti street market, che aumentano di importanza. E queste sono le conseguenze di quello che vi dicevo proprio all'inizio della sessione sulla Russia. Vogliono acquistare nuove cose, anche se non è facile in questo momento economico permettersi
ovviamente articoli costosi americani e italiani, di conseguenza vogliono soddisfare il desiderio di acquistare nuove cose e comunque potete vedere in rosa, beh, è il canale numero uno per gli occhiali da sole. Per quanto riguarda gli elementi guida all'acquisto della Russia, non troviamo delle grandi differenze tra gli occhiali da vista e quelli da sole. Per entrambi è molto importante che vi sia un design elegante, questo è un elemento guida importante. Non sappiamo specificatamente qual è la loro concezione di design elegante, le ricerche di sicuro non ci danno i dettagli perché non è lo scopo di questa ricerca. Ma comunque il fatto che possiamo usarlo come una parola chiave della comunicazione, l'eleganza, perché è proprio desiderato questo elemento per i clienti russi. Quali sono le tendenze di design? Perché questo è molto importante. Vogliono avere un aspetto cool, elegante, e per quanto riguarda gli occhiali da vista, più arrotonditi e meno plastica. E per quanto riguarda gli occhiali da sole, occhio di gatto, così come si è visto per gli americani che tradizionalmente amano l'aviator, per quanto riguarda la Russia, occhio di gatto, per così dire, cat eye. Il Giappone adesso, quali sono le opportunità di mercato in Giappone? Qui abbiamo bisogno delle informazioni di base, perché probabilmente noi tutti lo sappiamo, il Giappone le aspettative economiche, l'economia non è così dinamica, soffrono di una bassa crescita e non hanno grandi aspettative di miglioramento del loro tenore di vita. E questa è la prima parte della storia. E sono meno attivi negli acquisti, anche perché probabilmente per il loro profilo d'età sono più maturi di altri paesi, di sicuro della Russia, e di sicuro più maturi rispetto ai cinesi, che sono più giovani ovviamente, come voi sapete. Probabilmente questo fa parte della storia, e per questo profilo d'età sono meno ricettivi, per così dire, al racconto del brand, sono più pragmatici. Qui vedete le voci e i punti importanti per loro, non il fatto che loro piacciono prodotti che devono essere adattati al loro bisogno numero uno, ma questo è un punto importante anche in altri paesi. Il punto è che qui la distanza è molto ampia dal secondo punto, atteggiamento di moda, questo li descrive proprio in modo efficace. Bene, quali sono le tendenze qui? Un avvertimento prima di fare delle foto di questa schermata. Qui troviamo un grande aumento e delle grandi cifre per il canale online, ma dovete considerare il fatto comunque che la torta qui è più piccola, perché sono meno attivi nell'acquisto, nel mondo degli occhiali, degli occhiali da sole specificatamente, e quindi la quantità delle persone che hanno l'intenzione di acquistare per il futuro è più piccola. Non parliamo di una nicchia in Giappone, ma di sicuro la torta è più piccola, prendetelo in considerazione. Ma vedete qui la tendenza è che il digitale comunque sta aumentando di importanza, di sicuro. Per quanto attiene invece i canali più nel dettaglio, troviamo che per gli occhiali ottici, gli occhiali da vista,
acquisiscono sempre più importanza, di sicuro, e per quanto riguarda gli occhiali da sole, i centri commerciali e la moda aumentano di importanza. Comunque la torta è più piccola, prendetelo in considerazione. Per quanto attiene le tendenze di design e le tendenze vincenti per il Giappone, piene montature e più quadrate come stile e quasi senza montatura e metà montatura, anche queste sono le tendenze. Nei diversi paesi le tendenze sono piuttosto diverse le une dalle altre. Abbiamo visto le tendenze, le differenze, in alcuni paesi il design è più importante, ma per quanto riguarda poi lo stile specifico e le tendenze vincenti, il quadro è piuttosto diverso nei diversi paesi. In ultimo, ma non meno importante di sicuro, la Cina. E qui la parola opportunità effettivamente è molto molto importante. Devo ammettere che in qualità di ricercatori siamo più interessati e entusiasti nel capire il quadro della Cina, perché lo sappiamo, stanno passando attraverso dei cambiamenti molto molto importanti, tutto cambia e inoltre sono molto attivi negli acquisti e sono coloro che più degli altri hanno il più alto percentuale di frequenza di acquisto e di sicuro è una dinamica molto importante, un mercato dinamico. E qui vedete un altro punto fondamentale, a loro importa molto la immagine, ci tengono. Vogliono acquistare nuove cose. Una tendenza che abbiamo riscontrato, i cinesi in tutto il mondo sono i consumatori che più degli altri pensano che acquistare è un simbolo e che ce l'hanno fatta. E se ricordate, lo stile di vita per gli americani è il primo posto, qui il prodotto è lo status symbol per loro e anche il marchio è più importante, come vedremo tra breve, rispetto agli altri paesi. Per quanto attiene poi il canale qui, non sorprende, è digitale, il digitale effettivamente, gli acquisti digitali stanno aumentando per quanto riguarda gli occhiali da vista e è anche aumentando negli occhiali da sole. Non ci sorprende. Non so se avete sentito parlare dell'app che i cinesi hanno sull'iPhone, WeChat, e hanno, attraverso WeChat possono pagare il caffè, per esempio quando vanno al bar, sono molto digitali. E da un po' di tempo si dice che se si vuole guardare il futuro per quanto riguarda il comportamento digitale, probabilmente dovete considerare la parte orientale del mondo e non occidentale, quindi non sorprende, comunque è una tendenza molto importante. Per quanto attiene il canale, il sito web del marchio ufficiale, lo vedete rispetto al passato, anche quello retail per gli occhiali da vista va bene, ma anche per quello degli occhiali da sole. Bene, il marchio qui è più presente da un certo punto di vista, lo vediamo anche in questo grafico. Quali sono gli elementi guida alla base del processo decisionale? A livello generale dobbiamo fare un commento di questo grafico e tutte le voci si spostano a destra e articolano la loro decisione, investono nella decisione d'acquisto. Se vogliamo
identificare i driver più importanti, di sicuro vorrei fare un commento sull'importanza dei materiali del prodotto ottico. È l'unico paese, fra tutti i paesi considerati dello studio, che effettivamente attribuiscono questa importanza. Sappiamo che in Cina la plastica non è così apprezzata, amano il metallo molto più che la plastica, e questo è probabilmente il motivo per cui i materiali delle montature sono importanti. E poi gli altri punti che vorrei sottolineare: il primo, l'ho già detto, il marchio del prodotto ottico è importante. L'altro punto è che vogliono avere prodotti di ultima tendenza, vogliono dire al mondo che ce l'hanno fatta, vogliono acquistare nuove cose. E quindi quello che abbiamo detto nell'altra parte della presentazione, bene, le tendenze sono importanti, le tendenze in Cina, vedete, tendenze di design sia per gli occhiali da vista e sole senza montatura, e per quanto riguarda l'ottico arrotondati e doppio ponticello, per esempio, e lo stesso per il materiale, come vi ho detto prima, il metallo. Per lo stile degli occhiali da sole, forma occhi di gatto, piace a loro. E questa è l'ultima diapositiva. Adesso abbiamo condiviso le tendenze del mercato, le specificità dei paesi. Ora la storia verrà completata e darò il microfono a Simona. Thank you Daniele, thank you everybody. I was trying to count how many times. Daniele ha usato la parola frequentemente sfida, perché ci troviamo di fronte a una grande sfida in un mercato che abbiamo visto è piuttosto frammentario, con molti protagonisti, dall'online all'offline e viceversa, con un cliente esigente che esplora delle tendenze globali che vanno nella direzione di esperienze e dei prodotti fatti su misura. È difficile, è un compito difficile quello che dobbiamo espletare, e per noi la cosa più importante da fare è vincere questa sfida e effettivamente capire in profondità le tendenze e anche le abitudini, i bisogni dei clienti. Ecco perché abbiamo effettuato un'analisi dei cluster. Si tratta di un'analisi tipo statistico che si basa sulla demografia sociale, si basa sugli stili di vita e anche l'utilizzo per gli intervistati. E adesso andremo nel dettaglio proprio del mercato degli occhiali da sole. Abbiamo effettuato questa segmentazione e vedremo 5 obiettivi. Andremo nel dettaglio solo di 2 di questi obiettivi, che sono quelli più importanti e potenziali per il nostro mercato, per potervi dare delle indicazioni proprio di veramente sorprenderli e di attivarli. Vediamo questi 5 cluster. Abbiamo i primi 2 che sono assolutamente quelli importanti: gli amanti degli occhiali da sole, quelli che seguono la moda, si tratta di molte persone, e poi anche coloro che sono giovani e seguono la moda, e quindi rappresentano una grande percentuale della spesa per gli occhiali da sole, ma anche perché queste 2 categorie
sono dei trendsetter, dei leader, i primi specificatamente, dei clienti di punta e effettivamente possono guidare le tendenze e gli altri seguiranno in futuro. Una parola sul terzo obiettivo che definiamo quelli con la mente attiva. Non entreremo nel dettaglio, ma è vero, è un grande obiettivo per quanto riguarda il numero di persone, 1 su 4, ma non entreremo nel dettaglio perché ha, per così dire, una relazione molto funzionale con gli occhiali da sole. Da un certo punto di vista è un seguace dei primi due. Adesso vediamo, esaminiamo gli amanti degli occhiali da sole. Si tratta di un pubblico molto giovane con un elevatissimo reddito. Guardate il termometro, sono appassionati di occhiali da sole e li usano come un accessorio fondamentale proprio per sentirsi a proprio agio, con un bel aspetto e alla moda. Come vi ho detto un minuto fa, li chiamiamo clienti di punta, vale a dire sono persone di successo, di tendenza, non solo seguono le tendenze, ma talvolta anzi sono coloro che dettano le tendenze, hanno uno stile personale e vogliono essere alla moda, ma nuovamente ricordate quello che Daniele vi ha detto, vogliono un prodotto fatto ad hoc, su misura, e vogliamo sottolineare quanto sia importante effettivamente intercettare i loro bisogni, perché sono molto molto esigenti come clienti. E poi la loro desiderio di esplorare si rispecchia nei touch point che usano, soprattutto le informazioni sui gli occhiali da sole. Vanno nel punto di vendita, usano il digitale, media tradizionali e usano il passaparola anche. E tenetelo presente quando fate la pianificazione media e quando cercate di capire come comunicare con loro. E per quanto riguarda il canale di acquisto, i canali degli ottici è molto forte, ma cresce anche il canale online notevolmente. Se diamo un'occhiata agli elementi di guida alla base dell'acquisto, capiamo il motivo per cui l'online per loro è così importante, perché guardano le ultime tendenze, non si tratta di prezzo, esaminano e vogliono le ultime tendenze, gli occhiali da sole di ultima tendenza, ecco perché l'online è così importante per loro. Per quanto riguarda gli occhiali da sole venduti, quel verde, quindi le frecce verdi e rosse, ci indicano il tipo di materiale, stile o montature ha una maggiore penetrazione in quel cluster rispetto agli altri. Non entrerò nel dettaglio di questi dati perché dobbiamo purtroppo accorciare leggermente la presentazione. Tuttavia vorrei concentrare la vostra attenzione sulla tremenda intenzione di acquistare un nuovo paio di occhiali da sole in futuro. 3 su 4 ci hanno detto che lo faranno nei prossimi 12 mesi, infatti. Adesso vediamo invece il secondo target fondamentale per il mercato dell'occhialeria da sole, e sono i cosiddetti Young Fashion Hunter, un cluster leggermente più femminile rispetto all'altro, pubblico molto giovane. Se andate a vedere appunto la penetrazione appunto dei 18-35 anni, con un reddito relativamente basso perché sono ancora studenti o quantomeno sono all'inizio della loro carriera professionale, sono innamorati degli occhiali da sole, li indossano ogni qualvolta possibile, perché considerano che gli accessori in generale o gli abiti alla moda in generale sono molto importanti per sentirsi a proprio agio, per sentirsi belli,
alla moda. Se andiamo a vedere gli atteggiamenti nei confronti della vita e della moda in generale, vediamo che anche in questo caso sono estremamente esplorativi, considerano sfide, cambiamenti in tutta la loro vita, non soltanto a livello di moda, sono estremamente attivi e vogliono anche in questo caso appunto sentirsi alla moda grazie al loro stile personale. Questa esplorattività si riflette anche in questo modo sui touch point che utilizzano per ottenere informazioni sul mercato degli occhiali da sole. Però in questo caso notate come in questo target, e non sorprende perché i più giovani sono chiamati proprio digital native, vediamo che il canale digitale è importantissimo sia per raccogliere le informazioni, cercare le tendenze, che per acquistare il prodotto stesso. Pensiamo ad esempio appunto al percorso d'acquisto di queste persone molto giovani. Vanno su internet innanzitutto per vedere che cosa è trendy, che cosa è di tendenza, poi vanno sul punto vendita, ne provano un paio, ne provano due o tre di occhiali da sole, si fanno i selfie, li pubblicano su Facebook oppure mandano appunto le foto alle famiglie, ai parenti eccetera per raccogliere like e poi magari li acquistano online, perché per questo target si dice che il canale online è realmente importante per trovare la buona occasione, un prezzo magari a buon mercato e l'occasione di acquistare alle condizioni migliori. Per quanto riguarda il canale tradizionale, invece, loro comunque lo utilizzano perché considerano estremamente importante il fatto di essere rassicurati, per cui anche il marchio e il consiglio da parte del personale del negozio sono importanti, per cui non siate in panico se avete un negozio fisico, perché la sfida consiste semplicemente nell'acchiapparli, quindi nel mantenere l'esperienza per loro, perché continuano a cercarvi, continuano a cercare rassicurazione, comunque dei buoni consigli su quello che è di tendenza in quel determinato momento. Pensiamo ad esempio agli occhiali da sole venduti. Vedete appunto come l'aviatore e il cat eye sono gli stili appunto che hanno una maggiore penetrazione in questo target giovane rispetto alle altre cluster e tendenzialmente per quanto riguarda la montatura, una montatura rimless. Poi hanno intenzione di acquistare un nuovo paio di occhiali da sole nei prossimi 12 mesi. Abbiamo un 68% di persone che infatti ci ha detto sì, comprerò un nuovo paio di occhiali da sole nell'arco dei prossimi 12 mesi. Per concludere vi dico, vi ringrazio per essere qui. Io e Daniele siamo naturalmente a vostra disposizione se avete delle domande. E ci vediamo a Parigi a settembre per la prossima edizione. Grazie mille. No question? Does it work? Can you hear me? Mi sentite? Bene. L'ultima serie di slide contenevano due cifre, adesso non ho compreso esattamente, allora la tendenza sale rispetto a quando? Questo non l'ho capito, quindi quando è stata fatta l'indagine? Scusate, ma la risposta è fuori microfono, non è possibile tradurla. Dunque la tendenza, la freccia, confrontava i risultati di quel cluster rispetto alla media. Rispetto alla media di tutti gli intervistati, giusto? Ok, ho capito. E quando si vedevano le bandiere, con le bandiere vi volevamo far vedere delle accentuazioni in determinati paesi. Ma rispetto a quando? No, rispetto alla media del paese. Ok, ma non è
distinto per paese, no? La seconda parte di diapositive. Possiamo riproiettare la presentazione? Solo le ultime diapositive, se possibile, che non ho compreso. Allora, vedo le bandiere adesso. Ok, ma l'altra domanda. Look personalizzati, personalizzazione quindi, eccetera, può essere sicuramente un trend, però in questo caso la personalizzazione non è una tendenza, una nuova tendenza della produzione, considerato che c'è la stampa in 3D. C'è qualcosa da questo punto di vista sulla personalizzazione nell'ambito delle nuove tecnologie di produzione? Allora, noi abbiamo delle domande chiuse, tecnicamente parlando, non sono delle domande aperte, vale dire loro non utilizzano le loro parole, per cui noi abbiamo definito queste tendenze, queste voci come tailor-made e non utilizzando la parola customization, personalizzazione. No, ma non intendevo questo. Questo vuol dire che in questi paesi, ad esempio in Giappone, la gente vuole mostrare la propria personalità individuale rispetto a essere simile agli altri? Esattamente, quindi c'è una tendenza verso l'individualismo, diciamo, esatto, e poi parte di questa storia è legata al fatto che le loro esigenze devono essere soddisfatte a livello più pragmatico che di marketing. Però vedete le dimensioni, no? Si vuole essere diversi, unici nel proprio genere. Ok, quindi loro acquisteranno più Morel, Vanni rispetto a Ray-Ban, giusto? Sì, potrebbe essere. Avete sentito la domanda? Questi clienti tenderanno quindi a comprare gli occhiali da soli, che ne so, di Morel, i francesi, Vanni, rispetto ai Ray-Ban, giusto? Eh sì, speriamo di sì. Faccio anch'io la domanda in inglese, forse è meglio, non so, ma devo farla in italiano o in inglese? È uguale. Che sono italiano, anche con un accento marcato. Volevo dire questo, la struttura di questo settore obiettivamente rispetto ad altri ha delle dinamiche che addirittura 30 anni fa un mio cliente definì medievali. Effettivamente 20 anni dopo sono ancora medievali, nel senso che c'è una struttura in grande concentrazione. Parliamo di un brand, quello che avete appena citato, storico, che obiettivamente ha un heritage consolidato ed è andato a finire in un'azienda evidentemente leader, come, e non poteva che essere così. La mia domanda è questa, siccome è appunto un settore con dinamiche molto particolari, dove nuovi entranti nei decenni si sono scottati, hanno avuto grandi insuccessi e un po' alla volta si è consolidato in questo modo qua. C'è un grande rumore di fondo, secondo me, rispetto all'online. Io ho scritto un libro su retail digitale 10 anni fa. Se uno va a vedere i vostri numeri, che quindi sono raccolti, immagino, con metodologie rispettabili, un po' scientifiche, credo, però non conosco la dimensione del campione, quindi non lo so, però vedo comunque che l'online in certi paesi passa dal 7, altri arriva al 18%, un po' a memoria, mai contatti su quello che ho visto. Allora la mia domanda è, siccome i nuovi entranti spesso fanno confusione, si buttano sull'online, sono stati creati anche strumenti per facilitare l'acquisto online, come delle prescription, distanza interpupillare, virtual mirror ormai è roba decotta perché è in giro da 12 anni, quindi. E non è che il consumatore va, si vede la faccia sul virtual mirror, si compra gli occhiali, insomma, no? Però un nuovo entrante magari, nuova entrante nel settore, si fa questo film. Allora la mia domanda è, obiettivamente, sulla base delle conversazioni che avete avuto e anche delle rilevazioni,
come vedete voi e anche i due operatori del settore nel loro ambiente e con il loro punto di vista, come vedono obiettivamente la questione online, posto che anche la mia impressione è che sull'online forse l'occhiale da sole ha più successo, ma alla fine, come vediamo dai numeri, il risultato qual è? Che si abbassano i prezzi e quindi la marginalità. Per cui come va l'online? Punto uno. Quindi questa è la prima domanda. Seconda domanda, se obiettivamente le regole del gioco sono diverse, cioè nell'online in realtà ci sono altri players, numero uno Amazon, per non far nomi ma per farli, che quindi alla fine se entra obiettivamente a trattare questo mercato, a quel punto lì non c'è più trippa per nessuno in termini di operatori del settore. Quindi l'online ci sarà, in che misura e obiettivamente conviene investire nell'online per gli operatori del settore? Punto due, se nell'online in realtà le chance di successo ce le hanno quelli che effettivamente sono dei professionisti dell'online, che non sono certo gli operatori del settore, per quanto grandi siano. Grazie. Ok, partendo dal tema dell'online, è destinato a crescere? Sorry, I switched to English. Te passo in inglese. Quindi si prevede che l'online aumenti e direi di sì, confermo, però bisogna anche vedere anche sì che in alcuni paesi c'è un aumento interessante di acquisti online, sebbene non ci sia questo vero e proprio boom di vendite online. La pressione sui prezzi sicuramente la sentiamo sull'online, si va in quella direzione. Ciò nonostante ci sono i segnali ancora deboli, diciamo, da questo punto di vista, come noi lo chiamiamo in gergo, però ci sono dei segnali, ve li ho fatti vedere, che segnalano come i prezzi saranno meno rilevanti in futuro per gli acquisti online. Questo sicuramente perché la pressione sui prezzi online forzerà i negozi a ridurre i loro prezzi in maniera corrispondente. La seconda parte della domanda invece è molto più difficile, è molto difficile rispondere alla sua seconda domanda, vale a dire chi sarà il vincitore, chi uscirà vincitore da questa sfida nel mondo online. Beh, sicuramente gli specialisti dell'online hanno alcuni punti di forza rispetto agli altri operatori, ma penso che anche in questo caso sia una questione di execution, quindi di esecuzione pratica, perché non è che tu vai online e all'improvviso per magia ottieni delle performance stellari, però l'execution è corretta, allora hai una buona opportunità di individuare una nicchia magari all'inizio, ma poi di posizionarti correttamente sul mercato. Non so se avete qualcosa da aggiungere. Ma sì, sono d'accordo con quello che lei ha detto. Dal mio punto di vista, però questa è un po' la mia opinione personale, non tanto il punto di vista di Mido, l'online ormai è diventato un dato di fatto, c'è. E da quello che ho visto, molte startup che sono presenti qui alla Mido con gli occhiali da sole sono proprio partite dall'online, per cui è chiaramente una finestra, un'opportunità, però bisogna essere molto ben preparati ad affrontare questa sfida. Io la vedo un'ottima opportunità, vedo lo sviluppo del business online, però naturalmente i professionisti devono essere ben preparati. È molto interessante vedere come alcune aziende che abbiamo visto nella Lad Academy, ad esempio, loro sono partiti dall'online e soprattutto sugli occhiali da sole loro spingono molto sull'online, però hanno preparato appunto la piattaforma in maniera ottimale, in maniera molto professionale. È un'opportunità e vedo appunto una crescita personalmente parlando in futuro, però bisogna essere preparati, non si tratta solo di mettere i prodotti sul web, è molto difficile, bisogna fare degli investimenti importanti, ci sono gruppi qui che sono partiti dall'online con la loro attività e negli ultimi 5 anni sono cresciuti in maniera esponenziale, per cui in realtà è un canale distributivo molto chiaro, ma bisogna essere ben preparati. Se posso aggiungere un commento su questo,
Venendo qui stavo riflettendo su altri studi che abbiamo effettuato su questo argomento e in realtà mi ricordo che abbiamo trovato in più di un sondaggio che anche per i consumatori multichannel, vale a dire consumatori che utilizzano davvero tutti i touch point e sono molto digitali nella ricerca, nel reperimento delle informazioni, anche per quel tipo di target il negozio fisico rimane comunque estremamente rilevante e non sta perdendo terreno in termini di rilevanza rispetto al canale digitale. Però ci sono persone che sono ancora nella parte digitale del loro viaggio, come dicevo, ma il negozio rimane comunque una componente fondamentale. Questa è un'altra parte dell'equazione per avere successo. Poi naturalmente tutto dipende dal tipo di attività che si ha, dalle risorse che si possono investire. Però sicuramente tutti noi dobbiamo considerare che l'online è un'opportunità, come lei diceva, ma richiede naturalmente delle risorse a monte, perché molto spesso l'online poi deve essere corroborato dalla parte più digitale, proprio per via di questa convergenza di cui parlavamo all'inizio della presentazione. Grazie. Non so se posso avere la risposta di Amélie Morel. Se ho capito correttamente, avete la risposta alla mia domanda oppure no? Io non parlo italiano. No, anche in francese o in inglese, lei può rispondere come vuole. Funziona? Sì. Io credo che sia un'ottima opportunità per le aziende, parlando soltanto degli occhiali da sole. Io credo che qui non si stia parlando dell'occhiale da vista. Sono d'accordo con Giovanni, bisogna essere molto ben preparati, perché vendere online è bello, però bisogna essere preparati dal punto di vista logistico, dei servizi, tutto deve essere preparato a monte, in altre parole. Sì, però la mia ultima domanda, voi due, qual è la vostra presenza online per voi due? E quanto spendete online rispetto a quello che spendete sui canali tradizionali? Perché si parla dell'online in teoria, però in pratica, qual è la vostra policy distributiva attuale sull'online rispetto alla distribuzione tradizionale? Beh, adesso stiamo un po' entrando nel personale, però se considero la mia attività, un'attività molto tradizionale, nella mia attività noi lavoriamo con negozi indipendenti tradizionali. Come dicevo prima, vedo naturalmente un'opportunità nell'online e nel digitale, però bisogna sviluppare, secondo me, prodotti personali, logistica se si vuole essere davvero di successo sull'online. Il leader del mercato adesso sta lavorando il più digitalmente possibile, abbiamo delle direzioni, delle direttive, potremo lavorarci in futuro, però per il momento il mio business è estremamente conservativo e tradizionale, perché è quello che abbiamo e quello che ci piace. Beh, il leader è un altro cluster di concorrenti, questo è vero, ma voi vendete online o qual è la vostra presenza online? Non sono qui per parlare di questo argomento, però se mi chiede, noi ci concentriamo sugli ottici dal punto di vista dei servizi, per cui noi ci focalizziamo più che altro sui nostri partner e sulle partnership. Grazie mille della sincerità, della schiettezza. Bene, credo che dobbiamo lasciare ora la sala per il prossimo workshop. Grazie mille per essere venuti e ci vediamo a Parigi.